Nuovo appuntamento con Supersport 21, allora continua il countdown verso Barcellona-Napoli, la nostra domanda è la seguente, via il ballottaggio scegli difesa e centrocampo, puoi scriverci sulla nostra pagina Instagram, quella ufficiale di Canale 21, oppure potete chiamarci allo 081 630 999. Diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Raffaele Rigitano, vicepresidente dell'Ajax, grazie per essere con noi, avvocato. Ciao Manuel, grazie a voi. E allora dicevamo ballottaggi, ma soprattutto Napoli col fiato sospeso perché si tenta il recupero in extremis di Lorenzo Insigne, che vuole esserci a qualsiasi costo contro il Barcellona per scrivere la storia con il Napoli. Ascoltiamo il nostro Claudio Caffarelli. Ottimismo ma cautela per il recupero di Lorenzo Insigne in vista della trasferta di Barcellona. La diagnosi ufficiale parla di lesione parcellare del tendine dell'adduttore lungo sinistro con edema osseo. Un ostacolo ostico da dribblare con un classico avversario sul campo. Capitano Insigne farà ogni cosa per esserci al Camp Nou, perché dopo lo sconforto arriva sempre la reazione, come conferma anche il suo agente Vincenzo Pisacane. Una diagnosi che in realtà è stata accolta con un sospiro di sollievo per chi temeva il peggio. 3 giorni di lavoro differenziato per ritornare in gruppo e partecipare alla seduta di venerdì. È questo il programma stilato dallo staff medico per recuperare Lorenzo Insigne. Intanto Gattuso studia le mosse da applicare contro il Barcellona, motiva i suoi ma si affida anche alla leggerezza e alla spensieratezza per preparare al meglio la squadra. Serve un'impresa, questo è ovvio, ma nessun dramma in caso di eliminazione. Si ragiona già sulle scelte da fare e su come affrontare lo spauracchio Messi, schierato nelle ultime 2 gare di Liga da attaccante destro, ma che potrebbe giocare come seconda punta o trequartista. L'obiettivo di Gattuso è bloccare le fonti di gioco e per farlo dovrà puntare su un'organizzazione difensiva perfetta. Con un pensiero all'attacco, dove in caso di forfè di Lorenzo Insigne, aumentano le chance di vedere Elmas nel tridente. Eccoci qua, tornati in studio. Allora, quali potrebbero essere? Innanzitutto parliamo dell'infortunio, perché sappiamo bene si tratta di una lesione, no, al tendine dell'adduttore, dunque... Ecco, quali possono essere le speranze per vedere Insigne in campo? Molto, molto complicate, no, Raffaele? Complicate sì, perché siamo nell'immediatezza dell'impegno. In certi casi, ma evidentemente una considerazione più da utente di notizie, di media, che non di esperto, ma... di solito vengono utilizzate delle infiltrazioni che attutiscono comunque quello che è il dolore, laddove si tratta anche di un dolore residuo rispetto a quello che è l'infortunio stesso. Credo che si farà il possibile per questo. È chiaro che se, come ci si augura, si dovesse superare il turno, la situazione sarebbe un pochino più di contenimento, quindi un po' diversa. Veniamo a quelli che potrebbero essere, no, eventualmente i sostituti di Lorenzo Insigne, perché si parla primo fra tutti di Irving Lozano, che in quel ruolo ci sa giocare, gioca proprio, è un sinistro naturale, un esterno sinistro, si è adattato qualche volta a destra, però è il suo ruolo ideale. E poi ci potrebbero essere altre alternative come quella di Zielinski o anche quella di Elmas, che è stato utilizzato proprio nella semifinale di Coppa Italia. Beh, quello di Lozano è una scommessa. Lozano potrebbe, con una buona prestazione, cancellare tutti i dubbi che durante quest'annato si è portata dietro. Nelle ultime prestazioni ha fatto già vedere qualcosa. E quindi la responsabilità, l'avversario, l'importanza dell'impegno potrebbero indurlo comunque a mostrare quelle che sono tutte le sue qualità e a dimostrare a tutti che il valore, che quanto è stato speso dal presidente è avvalorato appunto dalle qualità tecniche del calciatore. Credo che all'ultimo comunque Gattuso potrà decidere cosa fare, cercando anche di capire gli avversari come saranno in campo. Andiamo a leggere le parole di Lenglet ad As, perché parliamo tanto del Napoli, no? Però dobbiamo anche concentrarci sul Barcellona, che non è che se la passi proprio bene, nel senso che è una squadra che non se l'è data tanto, comunque ci sono diversi giocatori indisponibili, sono aggregati diversi giocatori
della primavera. E allora leggiamo, dice, il Napoli è difficile da battere, abbiamo un piccolo vantaggio, dovremmo giocare una bella partita per qualificarci e andare in Portogallo. Per quanto riguarda Mertens, dice, non ho potuto giocare contro di lui nella gara di andata, ma l'ho fatto in precampionato. È molto veloce, nei primi 3 metri si muove bene, gli piace andare dietro ai difensori ed è letale vicino alla porta. Allora, parliamo anche un po' del Barcellona, no? Raffaele, che Barcellona ti aspetti e soprattutto il Napoli, secondo te, come la deve impostare la partita? Oggi i giornali di Barcellona parlavano dell'ultimo ballo, presentando la partita. È una partita, forse una delle più importanti dell'ultimo periodo del Barcellona, perché c'è una fronda interna contro Setién, l'allenatore, e si sono compattati proprio in previsione di questa partita, ma noi ricordiamo benissimo l'intervista di Messi soltanto 10 giorni or sono, quando disse: così facendo noi il Napoli non lo battiamo. Il discorso del vantaggio di cui leggevo prima in realtà è relativo, perché non c'è pubblico e quindi quello che era l'uomo in più del Barcellona in questo momento non ci sarà. E la partita è aperta, chiaramente ci sono delle differenze di qualità in campo che conosciamo. Però c'è anche l'entusiasmo di un Napoli che non ha nulla da perdere. Andiamo al telefono, c'è la prima telefonata, c'è Enzo da Napoli. Ciao Enzo, benvenuto a Supersport. Buonasera, complimenti a tutti e Grazie. due, nello studio, siete degli ottimi professionisti e forza Napoli perché è fondamentale. Io ho paura che se Barcellona non dovesse fare un... Io mi auguro invece, no, non ho paura, mi auguro che il Barcellona farà la più brutta partita della sua carriera e il Napoli la ingarra, perché questo è fondamentale. Questi ragazzi si devono mettere in testa che devono amare la maglia. Poi nel mondo del calcio voi mi insegnate che c'è tutta una situazione apocalittica. Mi sono spiegato. Vorrei un parere sulla possibilità che il Napoli possa vincere l'incontro. Grazie. Allora, un parere, Raffaele. Ma un parere, ripetiamo, da un punto di vista tecnico c'è la differenza e non la scopriamo oggi. È una partita aperta, il Napoli è aperta perché il Napoli comunque già all'andata ha ridotto notevolmente quelli che erano che sono queste differenze, ma come diceva giustamente il telespettatore, nel calcio è sempre possibile tutto, e in questo momento storico, quindi con tutto quello che c'è stato. Con la situazione, ripeto, interna del Barcellona, che è veramente all'ultima spiaggia, basta veramente poco, ci vuole anche un po' di fortuna, ma basta veramente poco per poter cambiare le sorti di un incontro, e superare un turno del genere significa andare a fare le Final Eight a Lisbona con tanto di quell'entusiasmo e con la possibilità anche di affrontare le partite o la partita successiva con grande voglia di dimostrare le qualità che questa squadra, e parlo del Napoli, certamente ha. E ringraziamo l'avvocato Raffaele Rigitano per essere stato con noi a Supersport 21. Grazie, avvocato. Grazie dell'invito, buonasera. E allora, oggi si è parlato anche perché i nostri inviati sono andati a Castel di Sangro, perché è lì che si terrà il ritiro del Napoli. È chiaro che ci sono delle date approssimative, ma rispettando, diciamo, tutto quello che potrà accadere, il Napoli dovrebbe essere da quelle parti intorno al 23 di agosto. E dunque staremo a vedere. E allora, a questo punto, ascoltiamo le parole del sindaco di Castel di Sangro, che tifa per il Napoli, l'ha intervistato per noi la nostra Titti in Proto. Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, vi state preparando ad accogliere il Napoli in ritiro. Che ritiro sarà? Ma sarà un ritiro intanto all'insegna di una preparazione atletica che io mi auguro davvero eccellente, spero anche fortunata oltretutto, perché sa, poi in una capitale come Napoli della scaramanzia noi ci auguriamo anche che questo faccia la sua parte.
È un ritiro che, sul quale gravitano delle incognite legate alla possibilità di afflusso del pubblico presso lo stadio, quindi all'interno, sia per le attività di preparazione, quindi gli allenamenti, che le partite amichevoli. Comunque noi speriamo bene, certamente su questo tema occorrerà attendere le evoluzioni, gli sviluppi dei protocolli che ci saranno tra la federazione, i margini della regione Abruzzo, anche col presidente siamo, insomma, quantomeno dell'idea che bisognerà in qualche modo favorire qualche accesso. Su questo però non ci possiamo ancora sbilanciare, la raccomandazione è senz'altro quella di attendere comunicazione ufficiale anche attraverso questo canale, insomma, per fare in modo che il viaggio verso la città, quello, soprattutto quello pendolaristico o comunque, insomma, legato a qualche evento, abbia la certezza dell'accesso. Ecco, dopo un finale di campionato con gli stadi vuoti, la gente ha bisogno di contatto, soprattutto di poter avvicinare i giocatori, insomma, la squadra, di far sentire il calore del tifo. Da questo punto di vista siete organizzati, vi aspettate anche il calore del tifo napoletano? Ma questo senz'altro, io penso che l'esigenza sia reciproca, sia dei tifosi verso i giocatori che dei giocatori verso i tifosi, perché insomma anche loro hanno bisogno della carica emotiva, di quella carica sicuramente che fa sentire la vicinanza, che ovviamente in stadi vuoti non c'è stata, era solo immaginaria ovviamente. Detto questo però, insomma, sono convinto che qualche approccio ci sarà con la prudenza e con la necessità del distanziamento sociale, dobbiamo però, insomma, attendere quello che avevamo detto prima. Possiamo già dare alcune date di riferimento per il ritiro del Napoli? Ma io credo che la data minima è quella un po' indicata già in precedenza, sia il 23 agosto, cioè quella di partenza, sperando che non sia questa, perché magari il Napoli superi il Barcellona, quindi se dovesse essere rinviata ci sarà un valido motivo, un motivo che interesserà tutti e per il quale saremo tutti felici. Con una permanenza di circa 2 settimane? Ma dunque su questo possiamo accennare a una novità che non è stata magari rivelata in precedenza, e cioè che è intenzione del Presidente Laurentiis procrastinare il più a lungo possibile il ritiro, non fosse altro per farlo coincidere con la ripartenza del campionato. Questa è sicuramente una novità. Possiamo aspettarci eventi, l'eventuale presentazione della squadra a Castel di Sangro? No, questo penso sia un po' scontato. La squadra verrà presentata qui in una cornice sicuramente eccezionale, per la quale stiamo allestendo degli spazi importanti, spazi adeguati, abbiamo la facoltà fortunatamente di poterlo fare. Su questo l'incognita rimane sempre la presenza del pubblico, ma insomma quella giornalistica, insomma, qualificata come voi, senz'altro sarà possibile. Ci tolga una curiosità, ma Castel di Sangro ci sono tifosi napoletani o tifosi del Napoli? Dunque, tifosi del Napoli ce ne sono tanti e ne scopriamo giorno per giorno sempre di più. Io non so se erano timidamente tifosi o sia scattato all'esito della notizia del ritiro, suppongo piuttosto la prima, perché la città di Castel di Sangro è forse la città più legata storicamente alla città di Napoli, porta il nome del principe, ha tanti, tanti privilegi legati ovviamente a quella che è stata la storia del regno di Napoli, per cui siamo straconvinti che con questo evento veramente si colorerà davvero di celeste, insomma, i colori del Napoli. Angelo Caruso è tifoso del Napoli? Io sono uno di quelli che si è rivelato a questo punto. E siccome mancano pochissimi giorni al super evento di Champions League, lo citava lei poco fa, la gara tra Barcellona e Napoli come finirà? No, finirà con una vittoria del Napoli scontata, non fosse altro perché hanno una bella carica davvero straordinaria e vedono un risultato alla portata che sarà possibile soprattutto per quella, diciamo, motivazione in più che avrà rispetto al Barcellona, e di questo credo che se ne possa dare atto in maniera piuttosto diffusa. E in attesa di capire le condizioni di Lorenzo Insigne, chi potrebbe essere decisivo secondo lei? Ma escluderei io ovviamente, però insomma la rosa dei giocatori che ha a disposizione Gattuso certamente, insomma, non garantisce quella certezza di Insigne, però insomma diamo per scontato che saprà, insomma, approntare una soluzione alternativa adeguata. Ha conosciuto Gattuso? Ha avuto modo di interfacciarsi con l'allenatore del Napoli? Gattuso non l'ho conosciuto personalmente, però lui è stato qui a Castel di Sangro con la maglia dell'Inter 21 una volta. Quindi non vede l'ora di ritrovarlo. Sì, di ritrovarlo. Insomma, io credo che anche lui tornerà con piacere in questa città.
Grazie. Grazie a voi. L'abbiamo ascoltato, il sindaco di Castel di Sangro ci ha dato anche delle date. Diamo il benvenuto al nostro Umberto Chiariello collegato via Skype. Ciao Umberto, ben trovato. Buonasera Manuel, buonasera. Allora, hai ascoltato un po' le date, ti sei fatto un'idea, secondo te, ecco, a prescindere da come andare la partita contro il Barcellona? Sì, il 23 agosto per consentire ai calciatori di avere un minimo di ferie, visto che poi sarà una stagione difficilissima e che è molto lunga. Abbiamo una telefonata perché c'è un nostro ascoltatore che ci chiama da Barcellona. Abbiamo Salvatore da Barcellona. Benvenuto Salvatore. C'è Salvatore? Non riusciamo a sentirlo qui in studio, però è una telefonata sicuramente che ci può dare qualche indicazione in più rispetto a com'è la situazione a Barcellona. C'è Salvatore? No, no, non lo riusciamo a sentire. Umberto, allora partiamo un po' da questa situazione di Lorenzo Insigne, perché è chiaro che questa lesione al tendine dell'adduttore non lascia sperare nulla di buono, però io credo che si tenterà fino all'ultimo di recuperarlo in extremis, magari tentando magari qualche infiltrazione. Tu come vedi questa situazione e soprattutto secondo te chi potrebbe essere l'alternativa ad Insigne? Partiamo da un presupposto, saranno ovviamente i medici a dover stabilire se il calciatore è idoneo e arruolabile, però innanzitutto deve essere il calciatore a non sentire dolore. Io ho notizie da ieri di un Insigne molto fiducioso di potercela fare. Certo. A un amico comune che ha partecipato a un fantacalcio insieme a me, ieri ha postato un'immagine insieme a Lorenzo Insigne che gli ha firmato l'autografo sulla maglia, e alla domanda che gli ha fatto ci sarà a Barcellona, lui ha risposto 80. Quindi fatto iniezioni di fiducia, questo è un fatto privato per il fondo, proprio segreto. Diciamo che posso dire, se non fosse il medico, il ragazzo ci crede, che la cosa sia grave, vediamo. Qualora non giocare, Cattuso più opzioni, ecco, la solita, no? In altre occasioni, la seconda ottava che sostituisce il ruolo potrebbe essere di Insigne, le coppie, ce n'è fino alla terza che potrebbe usare tanti all'epoca, e quando si fece male e mise Zielinski a sinistra, e potrebbe mettere Allan in mezzo. Ma credo che questa soluzione non ce ne sia parlato. Andiamo al telefono, Felice da Montefalcione. Benvenuto Felice a Super Sport. Ciao Manuel. Ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E io stimo molto il dottor Chiariello perché è uno dei pochi giornalisti che è obiettivo. Quando c'è da criticare il nostro presidente lo critica, e quando lo elogia è perché è veramente bravo, è onesto. Una è vero, ma siamo tutti d'accordo. Dottor Chiariello, una domanda. Buio, Umberto. Posso? Sì, vai Felice. Allora. Però chiediamo ad Umberto di mettersi in una situazione dove ci sia più luce, perché diciamo sta... Purtroppo ero in... sì, mi rendo conto. Comunque è bello lo stesso. Cercherò un po' di luce. Allora, facciamo così, Felice, formula la tua domanda. Vai. Allora, innanzitutto orgoglioso di essere Terrone. Orgoglioso di essere Terrone. Secondo il dottor Chiariello, Osimhen può far bene a Napoli? Grazie Felice, ti faccio rispondere da Umberto. Umberto. Grazie. Io, contrariamente ai fenomeni da YouTube che in 3 minuti riescono a decidere se uno è il fenomeno o non è il fenomeno, mi sono costretto a studiare molto Osimhen, perché avendo un abbonamento Boy Scout ho potuto vedere varie partite di Osimhen, oltre che tutte le sezioni che lo riguardano, contratti, smarcamenti, eccetera. Devo dire che secondo me questo giocatore è molto forte, e quindi penso che sia un visto azzeccato, ma solo il campo ce lo sta.
Sei scuro come Osimhen adesso, perché ti vediamo tutto, vediamo tutto scuro. Ti possono, i telespettatori ti possono anche prendere per Osimhen e ti chiedono l'autografo. Blackout naturale immediato. Allora, Umberto, voglio parlare con te, anzi no, facciamo così, andiamo al telefono nuovamente perché c'è Salvatore che ci chiama da Napoli. Ciao Salvatore. Ciao, buonasera a entrambi. Allora, volevo dire due cose. La prima è una cosa per la quale io non so chi è che potrebbe o dovrebbe eventualmente protestare, perché voi sapete che noi siamo obbligati a pagare un canone televisivo. Ebbene, domenica sera, nonostante la presenza di un grande giornalista napoletano, perché Antonio Corbo è un maestro, non si è parlato un istante del Napoli, né si è parlato un istante delle condizioni di Insigne. Hanno parlato i soliti 40 minuti degli innominabili di Torino, dopodiché alla fine, non avendo più niente da dire, un'altra mezz'ora se l'erano fatta prima sull'Inter, dopodiché hanno parlato del Milan, del Napoli che deve rappresentare l'Italia in Champions League a Barcellona, con una situazione grave come quella di un infortunio al capitano, giocatore della nazionale, giocatore rappresentativo del Napoli, non è stata spesa una parola, una sola parola in tutta la domenica sportiva. E io credo che di questo il Napoli debba farsi sentire, in questo il Napoli, perché non è giusto, che noi non possiamo fare niente. Allora ci vorrebbe qualcuno nelle sedi preposte che faccia notare questo, perché non è possibile stare a sentire una trasmissione di un'ora e mezza dove si parla per un'ora di Conte e di quello che ha detto e per un'altr'ora di quello che loro hanno i problemi, che Sarri non so contento e che Sarri se ne va e che viene Allegri o che viene o che viene o che viene. È uno. Due, domenica sera sentivo dottor Chiariello che era molto dispiaciuto, sabato sera e anche domenica era molto dispiaciuto dell'infortunio di Insigne, se la prendeva con Gattuso. Io posso essere pure d'accordo, però alla fine tu non hai, col senno del poi siamo tutti bravi, è vero, tu avresti potuto preservare il giocatore negli ultimi 10 minuti, sono d'accordo, ma non lo legherei tanto a una questione di esperienza o non esperienza di Gattuso, perché penso che non ci dobbiamo dimenticare che noi abbiamo un allenatore che è stato campione del mondo, oltre a tutto quello che ha vinto, per cui è sicuramente un uomo di campo, se non è un uomo di campo lui, non so chi lo potrebbe essere. Grazie, grazie Salvatore, no, grazie, ti faccio rispondere da Umberto. Perché la stessa cosa, Osimhen è un giocatore che per il gioco del Napoli ci serve? Grazie, grazie. Buona serata e buon lavoro. Grazie. Allora, facciamo rispondere Umberto. Beh, in attesa che ridiamo la luce, mi avete messo il fermo immagine, avete fatto benissimo. Io il blackout ce l'ho di luce ma non di parola. E vi dico subito, Osimhen non so se è il giocatore adatto al gioco del Napoli, perché io ancora non ho capito qual è il gioco del Napoli. Certo. Quindi quando capirò come Gattuso potrà affrontare il prossimo campionato, saprò rispondere. L'idea che Gattuso fosse molto duttile mi piace, il fatto che Gattuso faccia questo giro palla stucchevole mi piace meno, voglio capire dove vuole arrivare, poi saprò giudicare, sospendo il giudizio per frattempo. Allora, non mi piace il giro palla stucchevole. Seconda cosa, rispondo alla domanda principale. Quella Sarri ha preservato Betancourt, De Ligt, Cristiano Ronaldo, cioè tutti uomini in città del Lione. Io non capisco perché Gattuso, in una partita assolutamente inutile, non abbia pensato a preservare Insigne e Mertens, sono gli unici giocatori che gli possono vincere la partita di Barcellona. Dopodiché decidi di trovare la squadra base, va bene, lo fai, dopo un'ora, è stato anche in vantaggio, ti hanno tranciato Mertens sul rigore, dopo un'ora li togli via, tutti e due. Non lo fai al 77esimo, li togli via, perché Gattuso ha un minutaggio altissimo e vai a giocare inutilmente. Poi il diavolo fa le pentole e le coperti e succede quello che ti aspetti. Ma te la sei cercata. Telefono, Vittorio da Portici. Ciao Vittorio. Ciao, buonasera, buonasera dottor Chiariello. Io sull'incidente di Insigne e sulla prossima partita ho un'opinione mia, la vorrei esprimere e poi sentire il parere del dottor Chiariello che seguo sempre.
A mio avviso non l'ha tirato fuori Gattuso, ho questo dubbio, non tanto per una ingenuità tecnica, ma quanto perché non ha proprio avuto la forza per dire a Insigne esci perché ti devo preservare, per non avere problemi dopo, insomma non ha avuto il coraggio di toglierlo in parole povere. Non credo e ho proprio il terrore che adesso Insigne, volendo giocare, giochi con un infortunio muscolare di 3 giorni fa, in condizioni precarie, giochi quindi male, è che lui non ha il coraggio di metterlo fuori per avere un giocatore non della classe di Insigne, per carità, ma certamente in piena efficienza, quale potrebbe essere Elmas, o facendo un atto di coraggio addirittura Lozano. Vi ringrazio. Grazie, e Vittorio. Vi auguro una buona serata. Umberto, ti chiedo, ma forse, ecco, non parliamo solamente di Insigne. No, ma no, dico, no, nel senso, diciamo, che fammi Gattuso non ha proprio paura di Insigne. No, assolutamente, però il fatto che comunque Gattuso non è una questione che riguarda solo Insigne, perché contro la Lazio io credo che linea di massima abbia tenuto in campo il più possibile la squadra che immagina possa giocare a Barcellona. Forse secondo me è un errore questo. Esatto, questo può essere stato parere, l'errore, non tanto su Insigne. No? Ribadisco, lo vuoi fare, fallo, ma al 60° li tiri via, non lo fai al 75°, al 77° li tiri via. Dice, ma perché lui e non un altro? Si poteva far male Fabian Ruiz, ma c'hai Alla, si fa sì, male, devi testare, fare gol a due che ti fare qualcosa. Insigne un minutaggio altissimo, lo devi tirar fuori. E sfatiamo sta cosa che se Insigne esce si arrabbia. Non è così scemo a 29 anni che sa che c'è il Barcellona, e il senatore dice dai esci che è meglio che ti preservo per la partita prossima, non dice mezza parola, ma scherziamo. Umberto, allora facciamo così, noi ci fermiamo perché c'è la pubblicità, però ti chiedo di cercare un po' di luce, soprattutto di perfezionare il collegamento audio, perché la tua voce va e viene, dunque noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, ma restate con noi perché tra poco torniamo in studio per le telefonate e soprattutto per parlare di Barcellona-Napoli e dell'infortunio di Lorenzo Insigne. Tra poco. Seconda parte di Supersport 21 e Luce Fu, eccolo qui, ha ritrovato la luce il nostro Umberto Chiarelli. Abbiamo recuperato un minimo di luce, Telefono, Ciro da Napoli. Ciao Ciro, benvenuto a Supersport. Ciao Manuel, buonasera, buonasera dottor Chiarello. Manuel, io sono Ciro, frequentatore del tuo stesso lido. Non ho capito, Ciro? Frequentatore del tuo stesso lido. Ah. Giocatore del Beach, ci siamo conosciuti. Beach, padel, meglio padel che Beach, Meglio padel che Beach, esatto. Senti, la mia domanda sia per te. Noi non ci raccontare gli altarini di Manuel, però. È questa, sento parlare di Elmas, di Rischi, diverse soluzioni, ma perché giocare con Mertens e Milik dall'inizio e rischiare casomai il secondo tempo in contropiede Lozano? Grazie Ciro, ti faccio rispondere da Umberto tenendo presente che secondo me Milik non rientrerà nemmeno come alternativa a Mertens dopo le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, come se fosse già fuori dai giochi. Umberto, secondo me, la mia impressione è questa, quella che ho io, poi magari tu mi puoi smentire. No, io ti do ragione, sarebbe forse la coppia d'attacco migliore che Napoli possa schierare senza Insigne, perché quella forza d'urto di Milik e Mertens sono anche quelli che hanno segnato di più nel Napoli in campionato, 11 e 9 gol, e in generale 15 e 14 in stagione. Sarebbe anche logico mettere Mertens a sinistra a posto di Insigne, dove spesso l'ha sostituito per tanti anni, e Milik centravanti. Se Milik fosse Milik, se Milik avesse voglia di fare una prova d'orgoglio, di chiudere regalando al Napoli qualcosa di importante, ma il Milik inguardabile di questi ultimi tempi, che sta svagato e che si è preso il rimbrotto sia dell'allenatore che del presidente, è un giocatore quasi, come dire, fuori dal contesto. Se avesse voglia, sarebbe giustissima la soluzione proposta dal nostro amico Ciro. E allora, parlavamo prima, perché la nostra domanda social l'abbiamo fatta su ballottaggi in difesa e soprattutto a centrocampo, perché io credo che in linea di massima, Umberto, i ballottaggi si giochino in difesa tra Maksimovic e Manolas e a centrocampo tra Lobotka e Demme. Poi
a prescindere da quello che sarà il recupero di Insigne, credo che la squadra sia già bella e fatta, quella sono contro tre, il Barcellona. Sono appunto tre i ruoli da segnare: il difensore centrale, il mediano centrale e l'attaccante esterno. L'attaccante esterno dipende da Insigne, chiaramente, gli altri due non so che dirti. Io preferirei Maximovic, ti dico la verità, vicino a Koulibaly. Manolas non mi è piaciuto per niente durante la stagione, tantomeno l'ultima partita con la Lazio è stato il peggiore in campo. Però poi, quando Manolas ha giocato facendo il Koulibaly senza Koulibaly, ha fatto anche abbastanza bene. Per me i due sono alternativi, e quindi insieme non ce li vedo. Demme o Lobotka, dipende dal tipo di gioco che vuol fare Gattuso. Che tipo di partita secondo te farà Gattuso contro il Barcellona? Che se gioca Lobotka è più un palleggiatore e andrà a giocarsela, ma giocare contro dei palleggiatori come quelli del Barcellona è dura, Però devo ricordare un paio di meravigliosi detti di Pesaola. Uno quando disse la famosa battuta, ma come, non dovevi giocare in attacco, giocate in difesa, e lui rispose, la colpa è vostra dei giornalisti, perché l'avete pubblicato e mi hanno rubato l'idea. Bisogna vedere il Barcellona che vuol fare. La seconda ha detto, io li ho schierati bene, peccato poi che si sono mossi quando è cominciata la partita. Sempre quelle meravigliose battute di Pesaola. Bisogna vedere il Barcellona che vuol fare, perché tu puoi decidere di aggredirli, di fare possesso palla, di togliergli il possesso, ma vedete, loro te lo consentono. E quindi, che ti posso dire? Il Barcellona non è una squadra abituata a subire il gioco, è una squadra che fa pressing alto, una squadra che fa possesso palla, e io credo che se andiamo a guardare la partita vedrai che alla fine il possesso palla sarà dalla parte del Barcellona e il recupero palla sarà più del Barcellona che del Napoli. Quindi io gradirei più una partita con baricentro basso e di partenza. Vedrei meglio Demme per questo tipo di partita. E vedrei anche Allan, sinceramente. Perché se vedi Demme con Zielinski e Fabian, io credo che Demme possa andare comunque in difficoltà, dovrà fare molto lavoro di legna. Ti dico come la vedo. Io vedo invece Allan a centrocampo, sulla linea di Demme e Zielinski, e metterei invece Fabian Fabian alle spalle di Mertens insieme a Callejon, che fa un grosso lavoro sulla fascia, ma Callejon avrà uno degli uomini chiave tatticamente del Barcellona da controllare, che è Jordi Alba, che attacca dal spazio e deve difendere quando si attacca. Perciò dico, se Fabian Ruiz un po' più avanti e porto di il Napoli prende sempre gol e questo è un problema. Il Napoli deve anche segnare, perché se non segna è fuori comunque, e quindi però innanzitutto deve essere solido difensivamente. Rinunciare ad Allan in una partita del genere, che dà battaglia, così come rinunciare a Demme, mi pare un po' azzardato. Però Allan è anche fuori dal progetto, non l'abbiamo visto praticamente mai. E Lozano, per esempio, adesso al posto di Insigne sarebbe servito come il pane, ma anche lui ha avuto talmente poche occasioni che non è pronto probabilmente per una gara del genere. Lui che invece ha una statura internazionale, perché viene da un grande club come il PSV Eindhoven, che ha vinto una Coppa dei Campioni, non è un club. Umberto, potrebbe essere la sua grande occasione. È un eroe nazionale, è uno che ha fatto i mondiali, non è proprio un pischello come dicono a Roma, e invece noi lo trattiamo come il Simil Vargas. Io penso che sbagliamo. Certo, lui non ha fatto benissimo, ma quante attenuanti ha questo ragazzo? Secondo me infinite. Telefono, Silvio, scusaci se ti abbiamo fatto aspettare un po', ma eccoti qui al telefono, benvenuto a Supersport. Sì, ti ringrazio molto, volevo fare complimenti appunto a te parlato, al dottor Chiariello anche per gli editoriali, sarò brevissimo. Dunque, se vedo Llorente schierato dal primo minuto, come fece Tartini, vado a chiudere in un convento, e me ne vado. Poi volevo dire una cosa importante, avete ascoltato tutti la telecronaca, penso, di Sky, e vi è sembrata, cioè io non ho capito se era la telecronaca del tifoso, non parlo tanto del telecronista ma del commentatore,
ma mi è sembrata un po' irritante, direi questo. Vorrei gentilmente, senza mettervi in difficoltà, perché so che quella persona bazzica dalle vostre parti, però gentilmente, con la chiarezza che ha sempre Chiariello, il dottor Chiariello, se ci può dare un po' di soddisfazione. Grazie a tutti. Grazie. Io non parlo di Sky, Umberto, lo sai, quindi tocca a te. Lo so che tu non puoi parlare. Secondo me, lo devo dire con molta sincerità, sarà che siamo poco educati in Italia per tanti aspetti, facciamo fatica a essere molto sportivi, ma una cosa la devo dire, la scelta di Sky di mettere un commentatore ex laziale come Nando Orsi non mi è sembrata brillante, perché poi tra l'altro o sei Bergomi, che sei un campione del mondo e tutti ti riconoscono di essere super partes, perfino gli juventini con gli interisti fanno fatica a dire che Bergomi è di parte. Su Bergomi ci possiamo stare, ma se si incontrano Napoli-Lazio non mi puoi mettere un commentatore ex laziale. Poi io tutta questa parzialità di Nando Russi... No, se mettevano Giordano era a posto. Che è più laziale che napoletano, eh. Però è lascia chiaro, perdere, però, per in ogni momento, caso sarebbe stato ci sarebbe stato almeno un'imparzialità. Io poi non capisco questo ostracismo a uno come Bruno Giordano, che parla bene, che è competentissimo, che ha titoli infiniti per poter parlare di calcio, è anche allenatore, e non so, parlano tutti tranne che lui. Io alzo le mani, sta cosa proprio non la riesco a capire. Comunque, su Nando Orsi non posso dire che ho sentito una telecronaca così spaziosa, no. Però certo, un occhio di riguardo ce l'ha per natura la Lazio, dai. Infatti penso che sarà quasi spontaneo, no? Se tu hai giocato nella Lazio, e comunque penso che ci sia anche spontaneo, un conosciamento di questo tipo laziali, situazione, sì. Lo sbaglio lo fa sostanzialmente chi decide una roba del genere. Però Umberto, andiamo avanti, perché parliamo di altro, perché queste decisioni poi lasciano il tempo che trovano, perché questa invece è una decisione importante, perché il Consiglio federale ha definito l'esito dei campionati Primavera 1 e Primavera 2 2019-2020, e c'è una brutta notizia, perché i Verdetti, nonostante la sospensione definitiva del coronavirus, hanno stabilito che in base proprio al coefficiente correttivo già adottato in altri campionati, il Napoli Primavera retrocede con Chievo e Pescara. Una brutta mazzata, no Umberto? Il titolo viene assegnato all'Atalanta a tavolino. L'Atalanta, che fa terza in campionato, vince il campionato Primavera, dimostra la bontà del progetto bergamasco di Percassi. Guarda, sono rimasto molto sorpreso. Campionato Primavera 1, società Milan, Ascoli e Spal. Sì, appunto, il Milan sale in Serie A1 e gli altri scendono in Serie A2, chiamiamola così per comodità. Sono rimasto sorpreso, perché la decisione che sembrava essere stata presa era quella di non assegnare il titolo, ma di cristallizzare, bloccare le classifica. L'altra volta sembrava questo orientamento. Invece, il blocco delle retrocessioni sarebbe stato meglio. Hanno deciso di assegnare il titolo e appunto di assegnare anche chi dovesse succedere. E il Napoli, che ha fatto disastri, purtroppo si trova ora nella categoria Primavera 2. Da un lato è meritato, Manuel, sono troppi anni che il Napoli Primavera è insistente. Sono troppi anni che Napoli rinuncia perfino a fare il prestigioso torneo di calcio. Non c'è un progetto, non c'è un investimento, è inutile, diciamo sempre le stesse cose, siamo sempre lì a ripetere lo stesso. Noi facciamo un errore a dire che De Laurentiis sbaglia, che De Laurentiis non investe sul settore giovanile. Lì c'è una scelta. Ora, che sia giusto o sbagliato, dal mio punto di vista sbagliata, ma quella è proprio una scelta, non è un che ha fatto un errore, una dimenticanza, una trascuratezza, cioè non si impegna, non ha messo i dirigenti giusti, no, è proprio una scelta, quella di non spendere quello che spendono altri club per il settore giovanile, perché ritengono che un investimento troppo oneroso
che nel lungo periodo costa troppo e che per recuperare quei soldi ci vogliono troppi anni. Qualcuno mi ha fatto il conto che ci vogliono 200 milioni di euro in 10 anni per poi rivedere qualche punto. E questa cifra in 10 anni non la vuole spendere. È una scelta, preferisce investire su calciatori già pronti ma prospettici, come vedi Osimhen, come ha provato in altri casi. E qualche volta è andata bene, qualche volta è andata male, ma sul settore giovanile fa il minimo sindacale dovuto alle regole federali, di più non vuol fare. Telefono, Carlo da Napoli. Ciao Carlo, benvenuto a Supersport. Ciao, grazie, buonasera, parlato. Posso dire, ma che non ha tolto insigne a dare squadra. Con gli altri 7-8 giocatori che riteneva titolare, Barcellona. A me sembra solo una Io non posizione l'ho capito. solo che ci voglia fare una campagna contro questo allenatore. Dopo Ancelotti è iniziata la campagna contro Gattuso, come la campagna contro Mazzarri, contro Benitez. Non lo so, perché questo ce l'ha con tutti gli allenatori del Napoli? Grazie Carlo. Ciao, ciao, parlato. Ma chi ce l'ha col... Bene, rispondo. Ce l'ha con me, no? Dice che Chi ce l'ha io con sono tutti gli uno che ce l'ha con allenatori? gli allenatori del Napoli. Ah, non è Non vero. è Sarri no, l'unico che ha questa attitudine. assolutamente su Sarri non posso dire nulla, fino a che non è No, andato alla beh, c'è Juve. qualcuno che dice sono... qualcuno dice che sono una vedovella sardiana. Va bene, allora, io posso dire per esempio che ho difeso a spada tratta Egirea quando era molto criticato, grande stima di Egirea, perché secondo me ha fatto un ottimo lavoro a Napoli, non è un grande allenatore, non mi piace... Il suo modo di giocare è piuttosto pragmatico e un po' all'antica, ma io ho avuto una grande stima per Rea. Voglio solo ricordare questo, che ero talmente contento di Ancelotti che ho detto che Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Quando è arrivato Benitez mi aspettavo da lui tantissimo, sono rimasto molto deluso vedere il Napoli arrivare a 24 punti dalla Juventus per 2 anni di seguito. Vedere Ancelotti depauperare una competitività che non c'è mai stata. Ma perché io dovrei parlare bene di allenatori che vengono qui con le premesse di fare grandi cose e poi ci deludono? E io perché dovrei slinguarli? Mi fate capire solo perché hanno vinto dei titoli? Io li giudico per quello che fanno a Napoli. Mazzarri mi era antipatico, sicuramente, l'ho sempre dichiarato a livello personale, l'unico. Perché Benitez e Ancelotti mi sono simpaticissimi. Ci andrei a cena volentieri con Benitez più che con Ancelotti, perché lo reputo un uomo di cultura. Ma il discorso qual è? Che io giudico il loro lavoro. Campagna anti-Gattuso, sbagliatissimo. Il fagirone di fine anno gli ho dato 7 e 3 a Carlo Ancelotti, 3 e mezzo a Carlo Ancelotti. Ancelotti è la più grande delusione della storia di Napoli in base alle premesse. Perché se lui viene e dice che non pezzi dalle bambole e che vinceremo, lotteremo per lo scudetto con questa squadra, e lo cacciano settimo in classifica, che in appena 15 partite si becca 8 punti di svantaggio dalla zona Champions e 20 e passa dalla Juventus in sole 15 partite. Ma perché io devo parlarne Ma voi bene? Sono un mangio allenatori o ce l'ho con gli allenatori? Io non ce l'ho proprio con nessuno. Poi cominciamo a stabilire che dovete aprire il cervello, la dovete smettere di pensare come pro o contro. Uno fa analisi, punto. Di Gattuso vedo degli errori e li dico. Io sono pro Gattuso, no anti Gattuso, perché sono convinto che l'uomo è straordinario e che possa fare un ottimo percorso, ma non posso dire che è Klopp. È uno che allena in Serie A da 2 anni, a lui stesso ha ammesso di aver fatto un sacco di errori nelle prime partite. Per me domenica ha sbagliato pesantemente, lo dico senza problemi. Non mi passa manco per la capa se voi mi passate per anti, pro, a favore. Io non mi faccio tirare la giacchetta, non sono né anti e né pro. Io faccio analisi e se ritengo che alcune cose siano sbagliate, dal mio punto di vista, lo dico. Se una persona va bene, sono pronto a dargli tutti gli elogi del mondo. Gattuso, mi auguro che diventi un grande allenatore a Napoli, perché ne farà bene per il Napoli. Poi, la persona messa in panca, lo reputo un grande uomo, un grande ex atleta, l'ho sempre stimato. Perché dovrei essere contro Gattuso? Non sono affatto contro Gattuso. Telefono, altra telefonata, Salvatore da Napoli. Ciao Salvatore. Buonasera a tutti quanti, un saluto dal dottor Chiariello. No, voglio chiedere una cosa, volevo dire, essendo che il Barcellona ha un problema a centrocampo, no? Che c'è mezzo centrocampo fuori, tre centrocampisti non ce l'hanno. Se non gioca Insigne, Zielinski, mettere Zielinski là e mettere un po' un palleggiatore a centrocampo tipo Boc,
Poi voglio dire una cosa, io ho visto il Barcellona nelle ultime partite, ho visto contro il Villarreal, solamente delle magie dei suoi fuori classe hanno vinto, comunque hanno ballato, sono abbastanza ottimista. Comunque poi alla fine il vice Insigne si è capito chi è veramente. Vi lascio una buona serata e complimenti per la trasmissione. Grazie Salvatore, vai Umberto. Evidente che il Barcellona non sta neanche, il Barcellona bene. Manca Arthur perché ha deciso di non partecipare più e ha fatto arrabbiare tutti, va alla Juve. Manca Vidal squalificato, manca Busquets che è un elemento fondamentale squalificato. A centrocampo attorno a De Jong giocherà il sempre eterno Rakitic. Il terzo potrebbe essere Sergi Roberto o il ragazzino che si sta mettendo in mostra. Davanti si fa la discussione per Griezmann. Potrebbe giocare Ansu Fati, oppure addirittura il Barcellona potrebbe cambiare il sistema di gioco perché si sta leggendo su Sport Mondo Deportivo con questa formazione. Ter Stegen, difesa a 4, con Semedo, Piqué, Langlais e Jordi Alba. A centrocampo in 3, appunto, Sergi Roberto, De Jong e Rakitic, e davanti il trio delle meraviglie, cioè Griezmann, Messi, per meglio dire Messi, Suarez e Griezmann. Invece Sport dice che l'allenatore vuole cambiare e fare il 3-5-2, in quel caso Griezmann uscirebbe, e anche nel 4-3-3 si parla di Ansu Fati e non Griezmann. Insomma, loro hanno soluzioni, però hanno anche problemi. Questo qualche chance in più ce la dà, perché a centrocampo mancano uomini importanti e questa guerra tra l'allenatore e Griezmann certamente ci aiuta. Ricordiamoci che all'andata ha segnato lui. Allora, leggiamo anche le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli, perché parliamo anche un po' di mercato, ma anche, dicevamo, della partita contro il Barcellona. Dice Giuntoli, che ha parlato a Sport Mediaset: sognare non è vietato, cercheremo di fare il massimo contro il Barcellona e poi con un pizzico di fortuna cercheremo di passare il turno. Parla di Osimhen, dice: è stato scelto per la voglia di attaccare la linea avversaria e la capacità in fase di non possesso di aggredire e di lavorare per la squadra. Ha caratteristiche diverse degli attaccanti che abbiamo. E poi ha parlato di mercato, soprattutto di rinnovi, perché sono tanti i rinnovi, perché si dice stiamo parlando con Zielinski, Maximovic, Mario Rui, Di Lorenzo, Elmas, speriamo di rinnovare tutti questi calciatori a breve e speriamo di patrimonializzare tanti giovani per il futuro. Per quanto riguarda il rinnovo di Insigne, Lorenzo è il nostro capitano, la nostra bandiera, ci sono ancora 2 anni di contratto, avremo modo con calma di parlare con lui. Dunque, tanti rinnovi, forse si è dimenticato un po' di parlare di uno come Usai, no? Che potrebbe rinnovare, si parla sempre che possa andare via ogni anno, invece potrebbe rinnovare anche lui. Ma andiamo al telefono, c'è Luca che ci chiama da Napoli. Ciao Luca, benvenuto a Supersport. Manuel, grazie. Allora faccio 2 velocissime considerazioni. La prima, a Napoli io credo che si parla molto, no? Si dice che la bocca fa 80, è un bello strumento. Sento sempre criticare Lozano. Cioè, questo ragazzo è venuto, non ha mai detto una parola fuori posto. Andatevi a vedere i minuti giocati, gli assist che ha fatto 4 gol, di cui uno determinante. Se siamo in Champions League, lui ha segnato lo Salisburgo. E se ci siamo ancora è anche merito suo, no? Quindi se sento dire che se non gioca Insigne come facciamo? Se non gioca Insigne il sostituto naturale si chiama Lozano. La società ha investito 45 milioni per un giocatore fortissimo, perché se qualcuno ha visto il PSV, le due ali, l'altra che ora gioca mi pare in Premier, erano fortissime. Ci stava la propensione ad attaccare proprio di Lozano, quindi perché non sfruttarlo? Poi permettetemi con la polemica con l'improta che spesso è ospite a Canale 21. 7 mesi fa parlava di grande programmazione, parlava che i rinnovi si fanno prima, riferendosi a Mertens Caleon, e prendeva l'esempio in piccolo della Juve Stabia. A me dispiace per gli amici di Castellammare, abbiamo visto la Juve Stabia che fine ha fatto, quindi parliamo tutti di uno a Napoli. Grazie. Grazie Luca, però è chiaro che Gianni Improta non c'è, non può rispondere, però facciamo rispondere un attimo Umberto al posto suo, fa lo stesso, nel senso che sono 2 cose distinte e separate, le domande vanno fatte
se mi permettete, agli ospiti studio, e bisogna fare la domanda a Chiariello, che è nostro ospite. Chiariamo un aspetto. Gianni Improta non ha fatto il mercato della Jugoslavia, lui era consigliere del presidente, poi è stato misto a svolgere un ruolo di garanzia tra i due litiganti che erano i due proprietari azionisti di maggioranza, proprio per il suo buon senso e la sua faccia e il suo nome. E Gianni Improta ha svolto un ruolo importante da un punto di vista dirigenziale, ma non ha svolto un ruolo tecnico. Quindi questa è la professione. Non ha nulla di Gianni Improta. Diciamo le cose per come stanno. Avesse fatto parte del gruppo di lavoro che ha deciso gli acquisti e le cessioni, o il tecnico, lui ha solo difeso sempre Fabio Casetta, giusta ragione, perché il tecnico della promozione quest'anno ha dato una buona prova di sé. Poi è crollato nel finale, la Juventus è crollata dopo il lockdown, perdendo partite inopinate come con Livorno, retrocesso in casa, è successo e dispiace a tutti. Ma dare colpa a Gianni Improta è veramente fuori luogo. Lui ha le sue idee, è un ex azzurro importante, sì, ha il diritto di... Però non per fare l'avvocato difensore... L'altra domanda su... Non per fare l'avvocato difensore di Gianni Improta, che non ne ha bisogno assolutamente, né di me, né di te, né tantomeno di te, però c'è da dire anche che non aveva tutti i torti, perché i rinnovi di Callejon, di Mertens, ma anche il prolungamento di contratto di Milik... sono delle discussioni che vanno fatte prima, Umberto, non si portano in una situazione come quella, cioè quindi strategicamente c'è qualcosa che deve migliorare da questo punto di vista, Umberto. Però ti dico una cosa, è strana questa faccenda che dici tu, l'abbiamo criticato anche noi, questo passipiove addosso del Napoli, che era fino all'anno scorso la società più brava nel non trovarsi in queste situazioni, aveva sempre saputo prolungare i contratti per sé. Non so cosa è successo quest'anno che ha portato, secondo me è stato anche l'ammutinamento del 5 novembre o qualcosa che è accaduto, non ho idea. Però con Callejon e Mertens i rinnovi andavano discussi, secondo me, prima dell'inizio del campionato, non lascia perdere il lockdown, è venuto dopo. No, va bene, ma secondo me devo andare a scattare tutto. Mertens ha cambiato idea, ho questa sensazione. Mentre su Callejon avevo un'idea con Reina di attivare la scadenza, non è una scelta mandare Callejon a scadenza, non è un errore. Poi puoi discutere se la scelta è giusta o sbagliata, ma è una scelta come fu una scelta quella di Reina. Semmai su Mertens ho l'impressione che si sia cambiato idea e si è fatto bene a cambiare idea, ribadisco. Ora, tornando a Lozano, ha ragione il nostro amico che ha chiamato, viene troppo spesso condannato senza analizzare bene le sue attenuanti e non si capisce perché, soprattutto chi l'ha voluto a Napoli, perché quello è un acquisto di Ancelotti, chi l'ha voluto non l'abbia saputo valorizzare, sia impiegandolo poco, sia impiegandolo fuori ruolo come punta centrale che non è. Se dovesse essere poi quasi come un segno del destino, magari Lorenzo Insigne non dovesse farcela, potrebbe essere la grande notte di Irving Lozano è la grande notte di Starace che fa un grande caffè, il caffè tocca la palla rotola in porta, facciamo gol e vinciamo, va bene tutto. Se tocca il gluteo dell'arbitro va bene tutto, è la grande notte di chi vuoi tu, basta che sia una pagina storica, perché noi tutti, ora al di là delle opinioni, delle analisi, stiamo aspettando questa partita, sì, con la speranza che si scriva la storia, perché quello è. Anche perché, Umberto, questa squadra ci ha dimostrato che è capace di qualsiasi impresa, è una squadra un po', diciamo così, capace di... la Juve. Una squadra un po' utilina da questo punto di vista. Andiamo al telefono, Ernesto da Marianella. È una squadra che in partita, ti dico subito, che in partita secca è molto più pericolosa che in una competizione più lunga. Ernesto da Marianella, ciao Ernesto, benvenuto. Ciao, buonasera. No, volevo dire...
La storia di Lozano, noi la sappiamo tutti, che Insigne l'anno scorso doveva essere venduto e al suo posto fu preso Lozano. Poi per tanti motivi, Insigne, o perché non è stato venduto, o perché non ha avuto richiesta, è rimasto Insigne. Ma noi sappiamo benissimo che Lozano è il sostituto naturale di Insigne. Per me, se non gioca Lozano, significa un fallimento dei giornalisti, della società, dell'allenatore, di Gattuso, di tutti. Perdona, per i giornalisti no, che giornalisti un calciatore un calciatore come Lozano non deve giocare a posto di Insigne. Ma ditemi, lo stesso Boga, se Napoli prende Boga, al posto di chi deve giocare? Non è possibile che Insigne deve giocare tutte le partite e il suo posto gliel'ha detto il padre eterno che deve giocare. Buonasera. Grazie Ernesto. Però permetti di dire che fallimento dei giornalisti se Lozano non è il nostro, assolutamente. Ma non c'è per sempre i giornalisti, ma non ancora che rispondi a queste cose. Tienitela, no? Ormai è così. Piove, non governo ladro, giornalisti ladri, ormai è così. I social hanno solo creato gli haters, le prime vittime sono i giornalisti. Almeno i calciatori piano i soldi, noi manco quelli, quindi figurati, ce li piano proprio a gratis. Andiamo avanti. Il punto è un altro. La ricostruzione di questo signore, che è una ricostruzione molto popolare, che molti pensano sia giusta, è totalmente sbagliata. Ma non è una mia opinione. Sono i fatti che dicono che è sbagliata e spiego perché, e lo dico con certezza assoluta di quello che dico. Quando si è parlato per la prima volta di Lozano, se ne è parlato insistentemente, è stato nel mese di aprile. Io ero in un'altra radio e tutti i giorni parlavamo di Lozano, Lozano qui, Lozano lì, aprile, quando Insigne sembrava dovesse andare via, era ai minimi termini con Celotti, aveva preso Raiola, si parlava di Insigne fuori dal Napoli. Aprile, a maggio accade che fanno la pace, la famosa andata a casa di Ancelotti, dove si chiariscono, mettono d'accordo. Comincia il mercato, di Lozano non se ne parla più, si parla solo di Pepe, elicottero, mozzarella, poi arriva l'Arsenal, insomma, via. Ha fatto un gol in tutta la stagione, fallimentare, i giornalisti inglesi e il pubblico inglese lo ha massacrato a Pepe. Quindi abbiamo scansato un bel pacco. Andiamo avanti. Dopo Pepe si è parlato moltissimo, in contemporanea, di Icardi, Icardi qui, Icardi lì, la moglie, gli incontri, De Laurenti, la moglie Icardi. E si è parlato di James Rodriguez, che Ancelotti voleva. Questi erano i refrain. Dopodiché, Icardi ha deciso che andava al Paris Saint-Germain. James Rodriguez, la società non ha voluto, facendo benissimo, seguire Ancelotti, spiamo un altro pacco di quelli clamorosi, questo non gioca mai. Alla fine, Pepe l'avevamo perso, cosa accade? Che chi rimane da prendere? E allora Ancelotti è tornato, avendo Insigne a quel punto inorganico, quindi c'era Insigne, non perché doveva andare via, decide di prendere comunque Lozano. Quindi non è vero che Lozano è arrivato per costruire Insigne, questa era un'intenzione di aprile, ma quando l'hanno acquistato Insigne era saldamente a Napoli. Questa è la ricostruzione storica vera, tutto il resto sono fandonie. E allora, prima di concludere, prima parlavamo del ritiro a Castel di Sangro, la nostra Tittin Prota ha ascoltato alcuni tifosi che erano lì, vediamo il servizio. A Castel di Sangro, un tifoso del Napoli? Ovviamente sì. In anticipo per il ritiro? Purtroppo ho prenotato ben prima di sapere le date, quindi magari l'anno prossimo ci rifaremo, se c'è un bis sicuramente faremo in modo di essere qui. Ma probabilmente tornerà a Castel di Sangro per vedere il Napoli in ritiro? Sicuramente, sicuramente. Barcellona-Napoli, c'è fiducia? Sono un po' scaramantico, quindi meglio mantenermi sulle mie. Ho buone sensazioni, diciamo, speriamo bene, sarebbe un bel regalo dopo la Coppa Italia andare avanti anche in Champions. Manca pochissimo a Barcellona-Napoli, che tipo di partita si aspetta? Guardi, io spero soltanto che il Napoli non ti faccia schiacciare dallo Barcellona e in contropiede possa fare risultato. Deve segnare almeno un gol sperando di non prenderne troppi. Impresa possibile? Possibile, il Barcellona non penso che sia in forma in questo momento. Se non sbaglio ha perso contro il Leganés nelle ultime partite, quindi dita incrociate. Noi
camminiamo nel Parco Avventura di Castel di Sangro e sentiamo un Forza Napoli. Forza Napoli sempre. La passione azzurra va ovunque. Ovunque, il sangue blu è azzurro. Ma si è anticipato anche lei, il Napoli verrà in ritiro più in là. Di passaggio, ma ci torneremo a fine mese per stare una giornata da queste parti e vedere quelle cose che dobbiamo vedere assolutamente. Tra pochi giorni Barcellona-Napoli con Insigne che chissà se riuscirà a recuperare, chi potrà essere decisivo? Io il pronostico non lo faccio ancora perché sono scaramantico, ma ho tanta fiducia in Gattuso e in tutta la squadra. Barcellona-Napoli tra pochi giorni in Champions League, fiduciosa? Sempre, per forza, a come verrà, ma comunque sicuramente vince il Napoli. E quindi? Forza Napoli! Ciao! E allora siamo in conclusione perché ci apprestiamo a vivere in attesa poi del ritiro di Castelvolturno questa settimana di passione, vuoi perché ci sarà sabato Barcellona-Napoli, vuoi perché siamo tutti quanti in trepidazione per sapere se Lorenzo Insigne, il capitano, riuscirà a scendere in campo per guidare il Napoli nella storia. Umberto, allora ci salutiamo, grazie per essere stato con noi a Supersport 21. Sì. Noi a questo punto ci vedremo direttamente sabato sera e non ho altre parole che dire, tutti uniti sperando nel miracolo, sarebbe l'impresa del, non dico del secolo, ma insomma dell'anno senz'altro. Grazie al nostro Umberto Chiariello per essere stato con noi a Supersport 21, che torna domani sempre alla stessa ora, 20.05, ma continuate a seguirci perché la programmazione di Canale 21 continua con Insieme Show. Ciao, a domani!